Proprio in queste ore il noto cantante rap italiano ha dato un annuncio rivolto ai suoi tantissimi fans. Ecco cosa ha detto a distanza di 3 mesi dall'operazione chirurgica a cui si è sottoposto per asportare un tumore dal pancreas. Il rapper nato a Milano ha annunciato una notizia che tutti non vedevano l'ora di sentire. Tralasciando per un attimo le parole di Fedez, quest'ultimo insieme a sua moglie hanno fatto un incontro casuale nella serata di ieri con un uomo famosissimo in tutta Italia e non solo. Stiamo parlando di niente poco di meno che Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio dei Ministri che si trovava per coincidenza nello stesso ristorante Meneghino in cui avevano deciso di cenare Chiara Ferragni e suo marito. Il cavaliere, accortosi della loro presenza, si è prestato ad un piacevole scambio di battute. Berlusconi ha fatto i suoi più sinceri complimenti alla coppia per ciò che i due sono stati in grado di realizzare nel corso di questi anni, non perdendo occasione di aggiungere alle sue parole un pizzico della sua proverbiale ironia. «Più famoso di voi ci sono solo io», ha affermato l'85enne, che come riportato da fanpage.it ha poi proseguito, «è incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi. Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così». Successivamente ha pubblicato altre storie, tra le quali ne spicca una in particolare in cui annuncia la notizia più attesa di tutte da parte della folta schiera di suoi seguaci. 3 mesi esatti dall'operazione e mancano solo 5 giorni dal concerto. Non nego che un po' mi sto cagando sotto. Il marito di Chiara Ferragni, quindi, come si evince chiaramente dalle sue parole, è finalmente pronto a tornare sul palcoscenico in occasione di un concerto. Con grande sincerità ha confessato di avere un pochino di ansia, giusto per utilizzare un eufemismo, ma siamo certi che a prevalere in lui sarà l'entusiasmo che da sempre lo contraddistingue.